Ok ragazzi, ciao, benvenuti al quarto vlog del Master, cioè io, per Dice Games Italia. E beh, forse in sottofondo sentirete la ventola, la luce non è dei migliori, ma ve lo beccate così il vlog e non mi interessa nulla. Perché l'ho fatto nel momento unico che avevo libero e quindi o questo o nulla. Ok, riprendiamo dalle domande dell'ultima volta, quella che ancora non avevo risposto. E poi andiamo man mano a quelle che magari avete messo negli ultimi vlog in risposta. Che, vi ricordo, potete mettermi in risposta quando volete. Basta che sotto uno dei vlog mi scrivete master due punti e fate la domanda. Io la leggo, la memorizzo, no, in realtà la riporto da qualche parte, e poi vi risponderò con calma, con calma. Tra l'altro, trailer, tutorial per vedere come si fa una scheda, al momento mi sta dando una mano Quit 108, perché farà dei piccoli live dove preparerà lui delle schede per i suoi personaggi, e preparando le schede per i suoi personaggi davanti a voi potrete vedere come si crea la scheda di un personaggio. Quindi questo in realtà mi dà tempo, perché ho intenzione comunque di fare il tutorial su come si prepara una scheda in generale, però diciamo che per ora andate a vedere quello che sta facendo, che mette su Quit 108, e poi vedrete il mio tutorial. Ok, ma riprendiamo dalle domande della volta scorsa. Ok, The Boogeyman. Se combatto con due armi o con un'arma doppia e ottengo un attacco in mischia, posso eseguire un solo attacco o uno per ogni arma o estremità? Allora, doppie armi. Le doppie armi permettono di attaccare doppiamente, nel senso, è ovvio, se hai più armi ti aspetti di tirare più colpi. In D&D è concessa la cosa, quindi se tu hai una spada e un pugnale, puoi fare due attacchi, uno per la spada e uno con il pugnale. Che cosa impedisce dallo spammare l'uso delle doppie armi? Il fatto che bisogna che senza dei talenti appositi, chiamati appunto combattere con due armi migliorato, poi ce ne sono svariati altri, l'utilizzo di due armi per un singolo personaggio casuale che decide di prendere in mano le armi è molto molto penalizzato. Di base, mettiamo caso che io voglio utilizzare una spada, voglio utilizzare una spada e un'ascia, io avrei un malus sul colpire pari a -8/-8. Se la seconda arma è leggera, e per leggera si intende esempio un pugnale, allora il mio malus sarà solamente di -6/-6. Se uso due armi, ho il talento combattere con due armi, avrò solamente un malus di -4/-4. Se ho il talento combattere con due armi e la seconda arma è un'arma leggera qua come un pugnale, allora ho -2/-2. Questo mi fa capire che comunque è abbastanza imprigionato, ingabbiata le possibilità del due armi, se non incorrendo in pesanti penalità e non colpirete nulla, ragazzi. Se non superate le classi armatura dei mostri, dei nemici, non colpite nulla. Risposta. Sato Enjoy. Faccio il master da tanti anni, anche tu ogni tanto provi la nostalgia di fare un PG? Sì, anch'io provo la nostalgia di fare un PG, perché in effetti è da tanto tempo che, cioè, io gioco quasi sempre da master, quasi mai da giocatore, però ho avuto la mia parentesi dei giochi di ruolo live, GDR live, con un live di vampiri che mi ha dato una boccata d'ossigeno, è durato 2 anni, ho giocato per 2 anni e adesso sono ritornato a fare il master in questo live di vampiri. Però diciamo che sì, ogni tanto sento un po' la nostalgia di fare un personaggio, però mi rendo anche conto che non sono un bravo giocatore. Perché? Perché penso da master. Io ragiono, non riesco a medesimarmi totalmente nel giocatore quando gioco, poi per esempio il gioco di ruolo live, che è un'altra categoria, sono uscito perfettamente, ma nel gioco di ruolo cartaceo ormai mi si è guastato un attimo il rapporto, nel senso che non riesco a ragionare bene da giocatore, penso purtroppo con le regole in mente, mentre altri giocatori io invoglio i giocatori a non imparare troppo le regole, di sapere l'essenziale. Perché? Non perché così io posso magheggiare le regole come voglio, ma perché, per assurdo, meno lo sanno,
più loro si divertono. Perché non devono pensare alle regole, allora mi muovo di 1,5 m, tolgo meno 2. No, pensano solo a giocare. E per me, l'interpretazione è la cosa più importante in assoluto. Master Crappy. Ieri sera, durante il quarto live, vabbè, quindi tempo fa perché rispondo con un po' di ritardo, avevo chiesto a proposito degli dèi, se un personaggio diventa un dio, viene considerato dagli NPC un dio? Sì, sei un dio e ti mostri come un dio, i PNG ti vedono come un dio. E può essere possibile che il corpo morto di un personaggio risorga ma che non venga controllato dal suo precedente proprietario? Tecnicamente sì, ma ti rendi conto della difficoltà? Nel senso, diventa un gioco nel gioco. Prendiamo il caso, Prodrek muore. Capiterà prima o poi, ve lo sto solo anticipando, ma morirà prima o poi perché ha troppo culo e capiterà che la sfiga lo colga finalmente. Ma prendiamo Roderick, muore, risorge, ma in realtà non è Roderick. Perché? Perché uno spirito si è impossessato del suo corpo. Ok. Figa come idea, però come la giochi? Cioè, dai il controllo al personaggio, ma gli dici: ah no, guarda, in realtà tu sei un fan, sei uno spirito dentro questo corpo, quindi adesso cercherai di uccidere il resto del gruppo o di allontanarti. Ragazzi, vi rendete conto che in questo modo state già creando casini dentro un gruppo, ma casini brutali, proprio robe che poi ve ne dovrete fare una ragione che avete fatto la minchiata. Perché? Se dai questa cosa, ah ok, tu adesso sei uno spirito che si è impossessato di quel corpo, adesso cercare di ucciderli tutti. Ok, uccise tutto, tutti, è finito il gioco. Peggio ancora, devi scappare. Perfetto, cosa diventa? Un doppio gioco? Io parlo prima con uno, mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi faccio giocare gli altri? Non è fattibile. Già l'avete visto in Dice Games Italia nelle partite, quando si dividono aumenta la lunghezza del tutto. Perché? Perché prima devi andare da uno, loro da una parte del gruppo e loro giocano, 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 poi va dall'altra e loro giocano, giocano, giocano. Quindi allunghi il tutto e a volte non è consigliabile, soprattutto non è facile, non è facile, non è facile da dare in mano a un giocatore magari non così esperto una simile responsabilità e eviterei queste cose. Se un personaggio muore, muore. Se un personaggio proprio lo devi far risorgere con qualcun altro all'interno, quel personaggio a quel punto lo usa il master e il giocatore che aveva prima quel personaggio se ne fa un altro. Perché è meglio così. Sempre cercare di evitare di incasinarsi da soli, ragazzi. Il master deve rendere bello il gioco, non mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori. Hi, I am Master Steel. Beh, ti sei presentato. Hai fatto tre domande, Master Steve. I am Master Steve, quindi risponderò velocemente. Prenderete in considerazione anche di giocare a vampiri? Forse, ma non credo, perché già giochiamo di nostro a vampiri in un GDR live. Live non inteso, ragazzi, come in streaming, ma proprio live di persona. Andare in un posto, far finta di essere un altro personaggio ed essere lì fisicamente con un'altra persona. Però non è escluso, nel senso, già ci giochiamo, quindi non è che ne abbiamo così tanta voglia, però non lo escludiamo. Sarebbe figo fare una partita di un gioco in live usando delle videocamere per riprendere il tutto. Non so se c'è un limite di persone per fare le partite in live. Non è fattibile, I am Master Steve, perché i live vanno dalle 10 persone in su. E in su intendo che puoi arrivare a 2.000, 3.000 persone. Riprendere un live non è bello, non è divertente per chi lo vede. Perché? Perché un gioco di ruolo live, proprio che vai fuori, se tipo fai un live fantasy, tu fai il cavaliere e andate in un posto che la location è un bosco dove ci sono le tende, tutto è fighissimo. Ma come fai a riprendere? Nel senso, a dare un senso di continuità alla storia? Non puoi, perché la telecamera andrebbe o segue tutto il giorno una persona oppure va a seguire un po' tutti. In entrambi i casi, se segue tutto il giorno una persona, vedrà solamente quello che vede quella persona. Se segue invece un po' tutti, vedrà un po' di tutto, ma non capirà nulla. Perché? Perché nel GDR Live il master risponde singolarmente ai giocatori che possono fare il gioco come vogliono, possono
inciucciarsi tra di loro senza che sia presente il master. Nel senso, in un gioco di ruolo live c'è molta più libertà da quel punto di vista dell'interazione. Banalmente, i sotterfugi, se siamo in quattro intorno a un tavolo, non si possono fare se due vogliono fregare gli altri due, perché sono lì davanti. Nel senso, si può fare, ma inizia già a stride la cosa, perché diventa un leggero metagame, nel senso l'altro deve far finta di non aver sentito. Quindi riprendere un gioco di ruolo live non è altrettanto divertente. Sono molto belli i trailer dei giochi di ruolo live, diciamo i sunti di cosa succede in un gioco di ruolo live. E consiglio a chiunque di voi di provare almeno una volta un gioco di ruolo live. Ce ne sono molto belli in Italia, che meritano assai, e è bello, è una bella esperienza. Sempre I am Master Steve, ma l'intera campagna, compresi tutti gli scontri, gli incontri, eccetera, da dove li hai presi? Esiste tipo una raccolta di campagne da fare? Tutti gli scontri, gli incontri, li ho ambientati io, li ho creati io. Ho preso poi degli elementi in internet, le mappe, le pedine, perché digitali, li ho messi lì, perché non avevo tempo di farli io, crearli io. Però la storia, gli scontri, la campagna, li ho ambientati tutti io. E quello è lo scopo di un master. I am Master Steve. Master Steve. Quindi evidentemente non sei un master di gioco di ruolo. Possibile. Possibilissimo. Tutti gli incontri, tutte le cose le creo io. Esistono raccolte di campagne? Sì, esistono raccolte di campagne, vai su alcuni forum dedicati, ci sono le avventure che puoi scaricarti e giocare. Esistono i moduli di avventura, di linea diversi, moduli che ti, libricini che ti permettono di giocare una singola avventura o campagna, perché può essere molto lunga o possono essere più avventure collegate. Ma solitamente un master deve inventare. Prima cosa, deve inventare. Il cromo 127. Ciao cromo. Come va? Come stai sulla tua tavola periodica? Ti piace la tua posizione? Spero sì. Quattro piani di dungeon possono essere molto noiosi. Con la tua esperienza per i giocatori? Quattro piani di dungeon possono essere molto noiosi con la tua esperienza per i giocatori? No, dipende da come il master gestisce i piani di dungeon. Allora, io una volta ho avuto un amico che ha voluto fare assolutamente il master. Io non l'avevo fatta quella, ma l'ha fatto a mio fratello, e ha masterato a mio fratello. E gli ha messo praticamente una torre da 20 piani di dungeon, ogni piano affrontava gente su gente. Quello diventa noioso. La ripetitività diventa noiosa. Quattro piani di dungeon, se ben caratterizzati, non sono noiosi. Però devi caratterizzarlo bene. Per esempio, primo piano c'è l'ingresso, c'è il primo dungeon. Il secondo piano potrebbe essere allagato e devi quindi muoverti in un dungeon allagato e trovare il passaggio segreto che porta al terzo livello. Il terzo livello è stato corrotto da delle creature, dagli umanoidi mostruosi, dagli orchi, per esempio, che l'hanno creato come propria base. Il quarto livello è una cripta di cui nessuno aveva sentore, ma all'interno lo spirito spingeva gli orchi ad attaccare le terre circostanti, mettendoli in una frenesia omicida. Così, buttata così. Devi dare caratteristica a ogni singolo livello del dungeon. Cioè, ogni livello del dungeon deve avere un motivo per esistere. Può essere strutturale. Il primo livello sono le cucine, il secondo livello le caserme, il terzo livello l'armeria, il quarto livello gli alloggi. Oppure puoi dargli degli scopi. Poi l'allagato, la stanza del tesoro, dove ci sono i mostri, cioè devi dargli delle caratteristiche. Dando le caratteristiche, nessun dungeon diventa noioso. Capisci a me? Allora, poi andiamo su De Aeternus. Master, ci fai vedere se ce l'hai la miniatura di un personaggio che hai giocato? No, nel senso, non ce l'ho, perché le poche volte che ho giocato ho usato miniature generiche, abbastanza generiche, a cui non mi sono particolarmente affezionato. Ho avuto giocatori che si sono affezionati molto alle proprie miniature e quindi sono diventati proprio cioè, quella miniatura era il loro personaggio ed è molto bello vedere, perché quando vedi un giocatore che
si affeziona alla propria miniatura, vuol dire che si è affezionato al proprio personaggio e che quindi gli piace la campagna, perché gli piace giocare quel personaggio e lo gioca nella tua storia. Però, se siete interessati, vi potrei far vedere delle miniature di alcuni dei giocatori. Alcune le ho tenute io, anzi, diverse le ho tenute io. Poi, una Master Skyblade 93. Master, una classe che a me piace molto è quella dell'assassino, ma controllando sul wiki dice che per forza deve essere malvagio, ma esattamente per malvagio cosa intendono? Cioè uccide senza pietà comunque davanti a lui, oppure se ne frega, fregherà se una persona sta per morire, ma soprattutto come si comporterà con i compagni di squadra. Skyblade, se non fai la punteggiatura la prossima volta giuro che ti uccido. La punteggiatura è importante, ragazzi, è importante, se no la gente come me impazzisce. Allora, ma diciamo il sunto della questione è: si può fare un assassino, ma deve essere per forza malvagio? E cosa consiste essere malvagio? Allora, l'assassino è malvagio di per sé, niente, perché l'assassino è colui che uccide, toglie la vita e lo fa per i più svariati motivi, ma l'uccidere una persona perché ti viene ordinato di per sé è un atto malvagio. E poi solitamente, se ci pensi, un assassino è malvagio per antonomasia, nel senso, non consideriamo gli Assassin's Creed attuali. Gli Assassin's Creed attuali sono danno una figura dell'assassino un po' ipocrita, non sono i buoni, non ci sono per esempio buoni in Assassin's Creed, semplicemente la setta degli assassini agisce in un certo modo per arrivare al suo scopo, come agiscono i templari, ma non sono buoni gli assassini di per sé. Se uccidono un assassino non è buono, può avere il suo scopo, può avere il suo codice morale, ma compiere un omicidio è un atto malvagio. Perché il paladino non è un malvagio anche se uccide mostri? Perché sono mostri. È molto razzista come cosa, però sono mostri, non contano. Sono fuori dal contesto. Cioè, uccidere senza pietà chiunque davanti a lui, oppure se ne fregherà se una persona sta per morire, ma soprattutto come si comporterà con i compagni di squadra. Allora, un assassino è malvagio di natura, poi dipende se è caotico o legale. Caotico vuol dire che una persona scostante, è praticamente alla stregua di un folle omicida, ma proprio un folle, uno psicotico omicida, che uccide per il piacere, per creare il caos, per creare dolore. Un assassino legale, per esempio, lo fa per un motivo. Viene pagato, perché gliel'ha detto la sua setta, perché lo crede che sia giusto, rispetta delle regole, magari regole che dicono, che affermano che bisogna uccidere chiunque tradisca il dio dal dettagli. A quel punto dipende. Un caotico malvagio io lo sconsiglio sempre a un gruppo, perché un caotico malvagio deve interpretare uno psicopatico. E andrà sempre comunque, a meno che il gruppo non sia tutto fatto di caotici malvagi, già non dire così, andrà sempre comunque a cozzare contro il resto del gruppo e a creare problemi. E io eviterei, per il quieto vivere del gruppo. Però un assassino è malvagio perché uccide senza pietà? Sì, più o meno sì. Lascerebbe morire una persona? Forse sì. Bisogna vedere caso per caso, non è facile scrivere. Ok, Jacox 96, Master, non ho mai giocato in D e volevo fare una domanda. Ho visto che le caratteristiche di molte creature le conosci a memoria, ma un bestiario base, dove lo si può trovare? Questo è un esempio di bestiario base, il manuale dei mostri. Il manuale dei mostri ha tutti i mostri. Guardate quanto è usato. Quindi, un manuale dei mostri è quello che in D&D è il bestiario, dove trovi tutti i mostri con tutte le caratteristiche, storie, descrizioni e tutto. Io ormai, con i miei quasi 10 anni di esperienza in D&D, diversi me ne ricordo quasi a memoria. Magari non ho alcune statistiche, ma diverse. Diciamo che devo giusto leggiucchiare un attimo prima e poi me ne ricordo. È l'esperienza alla fine. A furia di fare qualcosa, a un certo punto ti entra. Ok, Poi. Danilo Ursen, va bene. Master, ciao Master, grazie, ciao anche a te Danilo.
Volevo chiedere una cosa, è possibile in una campagna avere degli animali o comunque bestie in generale che affiancano ed aiutano il proprio personaggio? Ad esempio, ho visto che Naox ha un nibbio, ma non è quasi mai stato utilizzato. Sarebbe bello sapere quali aiuti possono dare e se hanno dei limiti oltre i quali non si possono spingere. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie mille. Oh, bella domanda, Danilo. Allora, sì, esiste la possibilità di avere degli animali che seguono i personaggi, il proprio personaggio. E le caratteristiche. Diciamo, quelli che più usano o sfruttano questa cosa sono il mago, il ranger e il druido. Il mago ha dei famigli, inteso come piccoli animali non utili in combattimento, ma che danno al mago delle caratteristiche aggiuntive, delle capacità. Il gatto, per esempio, ti permette di muoverti furtivamente, il corvo ti permette di valutare meglio gli oggetti. Diciamo che il famiglio è un animale con un po' di magia dentro che ti dà qualche bonus. Non può fare in realtà molto. Un famiglio di un mago è debole, molto debole, è un animaletto, niente di più. Però diciamo che per qualcosa lo si può utilizzare. Veramente, se hai un corvo gli puoi chiedere di fare la guardia e iniziare a schiamazzare se si avvicina qualcuno all'accampamento. Piccole cosine, ma le si possono fare. Il druido è quello che ha il reale compagno animale. Un druido può portarsi dietro un animale. Un animale dei più svariati. Alcuni dipendono dal livello del druido, ma in generale possono essere diversi. Si può andare da volatili a mammiferi generici, orsi, lupi, ghiottoni, cani, cavalli, coccodrilli, anche ad animali acquatici, uno squalo. Non scegliete uno squalo se dovete andare in giro per la terraferma, ragazzi. Sarebbe tristissimo. Sarebbe uno squalo sulla terraferma che sta morendo. Non è bello. Non lo fate. Però, per il generale, il druido può avere un compagno animale e può man mano diventare sempre più potente. Poi, il ranger, è una versione. È un po' come il druido. Può avere un compagno animale, ma non sarà potente come quello del druido, però ce l'avrà, crescerà più lentamente. Infine, il paladino, come appena venuto in mente, il paladino può avere la cavalcatura speciale, che sarebbe una specie di animale che lo segue, solitamente un cavallo, però può essere qualsiasi altra creatura cavalcabile, un ippogrifo, un drago, un grifone, un unicorno, un maiale, un grosso maiale, un cinghiale, cioè qualsiasi animale che può cavalcare, il paladino ha questa cavalcatura speciale che prende dei bonus, diventa più potente man mano insieme al paladino. Più il paladino sale di livello, più la cavalcatura speciale sale lei stessa di livello, diventando più forte, sviluppando capacità speciali. Quindi sì, esistono i compagni animali. Si sviluppano leggermente più avanti nei livelli rispetto a quelli che stanno giocando i ragazzi. Bella domanda, no, anche parte della domanda bella che mi piaceva è che Naox Cube, in effetti, Dunir ha un nibbio. È stato citato che Dunir ha un nibbio come animale che lo segue. Perché non ha mai fatto nulla? Perché con Naox abbiamo concordato che sarebbe stato bello avere fin dall'inizio un compagno animale che diciamo iniziasse già a seguire il personaggio, però il ranger acquista il compagno animale solo più avanti nel livello, mi pare al quarto livello, però dovrei controllare. Mi pare che al quarto livello può avere il compagno animale, quindi tecnicamente fino al quarto livello non l'avrebbe avuto. Quindi che cos'è? L'hai notato, è stato bello che qualcuno l'abbia notato, Danilo. Praticamente il nibbio sarà il futuro compagno animale di Dunir, che però per ora non l'ha ancora diventato. Diciamo che da background questo nibbio lo segue e diciamo si poserà sulla sua spalla e inizierà a servirlo quando lui sarà pronto. Un modo bello, io ritengo bello, per giustificare l'arrivo di un compagno animale al quarto livello. Spero di essere stato esaustivo. Poi, ci sono siti o forum di D&D dove si può giocare assieme in un gruppetto? Allora, Darkness X, ce ne sono
decine di forum e siti italiani che ti permettono di giocare campagne di D&D o altri giochi. Basta andare a cercare. È semplice, molto semplice. Scrivete D&D, di solito si chiamano play by forum o play by chat. Perché play by forum si va sul sito e ognuno mette il suo post e aspetta la risposta degli altri. Play by chat vuol dire che ci sono chat dove si gioca tutti quasi contemporaneamente. Comunque vi basta cercare queste due tipologie, mettendo D&D, vampiri, sinerequie alla fine, per trovare quello che ti può interessare. Marco Rogic, Master, i druidi può controllare a livelli più alti altri elementi oltre alle piante? Sì, può controllarli man mano il druido si potenzia, può diventare sempre più potente e sviluppare sempre più capacità su più aspetti della natura. A dati livelli, a livelli alti, inizia a potersi trasformare non più in un animale, lui stesso, perché ricordiamo il druido a forma selvatica, può diventare un animale. A livelli alti un druido può diventare un elementare, può diventare veramente un'emanazione fisica di un elemento. Terra, un cumulo di terra che si alza e inizia a prenderti a pugni, un elementare della terra, elementare del fuoco, elementare dell'aria, ce ne sono a bizzeffe. E può controllare anche questi elementari, può evocarli con andate magie e forse a livelli molto alti può avere anche come compagno simile animale. A livelli più bassi controlla prevalentemente piante e animali. Master, quanto è idiota chi ha suggerito di rompere la scintilla? La domanda migliore invece si potrebbe fare una storia in cui i personaggi di D&D si ritrovano nel mondo in cui viviamo noi oggi? Sprusca, bella domanda. Prima domanda: quanto è idiota chi ha suggerito di rompere la scintilla? Fai conto te che era mio fratello. Quindi l'odio ancestrale verso quel maledetto di mio fratello che qui non è perché sennò lo strozzerei è tanto. È molto, 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 molto. Ma the show must go on. Quindi andiamo avanti. Una domanda migliore invece, si potrebbe fare una storia in cui i personaggi di D&D si ritrovano nel mondo in cui viviamo noi oggi? Sì, si potrebbe fare. È fattibile, non è l'ambientazione, è a scelta e a discapito del master. È il master a decidere dove, cos'è il mondo intorno a te. Può dirti che i personaggi sono venuti dal fantasy al mondo odierno. Potrebbe essere. Se invece dici i personaggi di D&D, che è proprio il personaggio di un gioco, si ritrova nel mondo in cui viviamo noi oggi, beh, diventa un gioco nel gioco, devi giocartela molto bene. A questo proposito, ragazzi, e con questo chiudiamo. Sciupusca, la tua domanda, in effetti, collima abbastanza con la nostra idea del fumetto che noi di The Evil Company, tra l'altro, per chi non avesse capito, The Evil Company, la malvagia compagnia, stiamo per realizzare. Il fumetto che stiamo per realizzare, che si chiama Roll Again, prende più o meno questa ipotesi. Questa ipotesi che tu hai chiesto, la ripercorre in parte. Quindi, se vi può interessare, a Lucca uscirà il numero 0 in anteprima e ci piacerebbe vedervi in tanti. E niente, vorrei veramente vedervi in tanti, sapere che comunque apprezzate quello che stiamo facendo con Dice Games Italia. Sciupruska, potremmo parlare anche, si potrebbe anche parlare di persona meglio di questa tua domanda, è molto interessante. È un gioco nel gioco, sarebbe più interessante più che giocarci, anche giocarci. Ma farci una storia o un fumetto sarebbe altrettanto divertente, perché diciamo che vai a prendere una situazione molto limite. C'è un barbaro in mezzo a Milano, che si agita, inizia a tirare colpi da Shinjiro, sarebbe bello da giocare, sarebbe proprio una cosa abbastanza folle. Bella, mi è piaciuta come domanda, ragazzi, continuate a fare domande, non abbiate paura di fare domande, però fatele intelligenti e con la punteggiatura grammaticale. La grammatica è importante, ragazzi. Io sbaglio a volte, però voi non dovete sbagliare. Nel senso, se no io impazzisco, quindi.
è importante la grammatica. Se scrivete le domande, scrivetele giuste e corrette, se no non vi rispondo. Niente ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima, spero che continuate a seguire Dice Games Italia, spero che vi stia piacendo la storia finora, e spero che questi vlog vi aiutino e vi spronino anche voi a giocare a D&D o a qualsivoglia gioco di ruolo. L'importante è giocare. Giochi di ruolo scatenano la fantasia, ragazzi, è una delle cose più belle in assoluto. Ciao bagai, alla prossima!